il front lever, una di quelle skills del calisthenics dove il corpo sembra proprio che si trasformi in un'unica grossa leva, proprio come si vede nelle immagini dei libri dove si parla appunto delle leve. E beh, essendo una unica imponente leva, il segreto numero uno per allenare e sviluppare in maniera adeguata il front lever è proprio quello di cercare un percorso dove via via nel tempo si arriva sempre più vicino a riprodurre quella che è la leva finale rappresentata appunto dal front lever. E quindi come si fa? La strada più semplice è quella di partire a testa in giù, chiudere bene gli addominali e nel tempo adottare appunto delle varianti che via via ti portano sempre più vicino a quello che è il rapporto di leva finale della skills finale. Segreto numero due per allenare questa difficilissima skills molto bella e molto ambita, che poi puoi eseguire da tutte le parti all'aperto, anche per strada, sulle transenne volendo, è quello appunto di trovare la propria variante che ci consente di poter effettuare un volume di lavoro importante, riuscire a fare per ogni serie un secondaggio importante e non, come vedo spesso accadere, il tipico errore, cercare di fare subito il front lever e poi magari tenerlo pochissimo, come in questo caso qua. Ad esempio vedo molti fanno questo, cercano subito il front lever e lo sporcano subito, oppure cercano di fare una variante troppo difficile cercando di riprodurre appunto una leva troppo difficile in questo modo qua. Ma qua scendono, cercano il loro punto più difficile, però poi lo devono mollare subito. Questo errore viene ripetuto ad ogni serie e in tal modo non si riesce a fare un volume di lavoro importante, ed è questo il vero segreto: trovare la propria variante, magari scendendo di qualche grado, rinunciando a qualche grado, e lì tenerlo appunto diversi secondi in questo modo qua. Supponiamo che arrivo qua e cedo subito, quindi mi devo fermare un pelino prima. Fermandomi un pelino prima ho individuato esattamente la mia variante in questo momento, che mi consente di fare un secondaggio di lavoro importante. Per secondaggio di lavoro intendiamo quei 10-15 secondi, magari interrompendo sempre 1-2 secondi prima del cedimento. Così riesco a fare questo secondaggio di lavoro per 5-6-7 serie, ed è questo veramente l'aspetto più importante, il segreto più importante per fare un lavoro di sviluppo importante: trovare la propria variante che ti consente di fare appunto un volume di lavoro importante. Se invece cerchi di fare qualcosa di troppo al di là delle tue possibilità, quindi cedendo subito, non riesci mai a fare quel lavoro significativo che è la vera chiave del successo per sviluppare tutte le skills. Bene, con questo è tutto, vai subito ad applicare quello che ti ho passato e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!